Che fai? Non lo flexi? Un contromagia tenuto pur, non lo so, un contromagia FBB italiano. Questa carta c'ha 25 anni di più. 1993 è uscito il gioco, 1995 è uscito in Italia se non sbaglio, e quindi in realtà quasi 30, 27 anni, cioè c'ho un affare non più vecchia di me, perché era difficile, però insomma molto più vecchia probabilmente di tanti di voi, in mano, che ho comprato tra l'altro recentemente, perché io sono un grande fan delle carte vecchie, perché giocavo, appunto, la mia storia insomma la conoscete un po' tutti, quindi sto cercando di ricomprarmi quelle che insomma comunque in qualche modo si giocano. Per esempio le terre base ce le ho tutte, ma quelle ce le avevo perché le ho conservate, però se vedo magari, ecco, si giocava Wrath of God, si giocava, se si fosse giocato Shivan Dragon ce n'ho uno, Counterspell si gioca e mi piace avere questi, quindi ho fatto un po' una spesa e li ho comprati. Counterspell è una carta magnifica di Magic, io credo che sia il motivo per cui gioco a Magic Counterspell, quella carta che ti senti proprio che la devi usare proprio con la skill, no? Cioè, ma io countero questo affare, sì o no? Hai solo quel momento per decidere, perché poi potrebbe essere che la partita va avanti e non avrai più momento e ti morirà in mano. Tra l'altro Counterspell fa parte di quelle carte che a me comunque piace giocare, rispetto per esempio a Scartino, che non ha proprio lo stesso senso, perché Counterspell la puoi giocare solo quando Oppo gioca in quel momento la carta e puoi tenerti open, bla bla bla. Scartino invece la giochi all'inizio, vedi, però con tutte e due le carte devi pensare al futuro della partita, questo senza dubbio. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ciao ragazze, bentornati anche voi, adesso si gioca a Magic, a basta, quindi like sulla fiducia, ovvio, quello ci mancherebbe, iscrizione, ah raga, dobbiamo arrivare a 10.000, allora, avete capito questa cosa o no? Che devo fare? Mi sto spogliando nudo? Lo faccio? No, che devo fare? Ditemelo voi, per arrivare a 10.000 iscritti, ma lo dite voi, video che ne so, con Susan Sarandon che gioca a Magic, che devo fare? Vabbè, avete capito. Abbiamo vinto il dado. Andiamo a vedere che succede, va. Kaira è il nostro companion. Un GLHF al nostro Oppo non lo leva nessuno. È un mulligan a noi proprio, cioè, con una velocità... che cazzo è, ma noi? Triplo Teferino. Triplo Teferino terra. E questa sarebbe mulligare a 5, ma io su una lega di Magic Online non mullico questa mano a 5 a te. Cazzo me frega, esco Spallet Quarters, poi ho già la possibilità, cioè fondamentalmente c'è, cioè, l'idea di questo mazzo, da mano base di questo mazzo, perché non mi piace, perché non puoi avere due triomi con cui fai, ma invece sì, verde, blu, rosso, bianco, nero, ok, sì, puoi avere due triomi con cui fai le line binding. Chi è che gioca una terra verde? Tron? Proprio Tron? Oh mio Dio, e con tre Teferi che ci faccio? Un cazzo, ve lo dico io. Cioè, adesso lui deve cercare di... Allora, Teferi entra prima del suo Tron? Sì, perché lui avrà due terre. Ok, quindi pescherò una carta, questo è buono. Perché, ripeto, io mi dovrò tenere tipo open sempre per far finta di avere sempre una risposta alle sue gigaminacce, che sia proprio nella forma di Counterspell, perché no? Raddoppiamo il bianco che ci serve, assolutamente. Qui prenderemo una base, ecco, un dress down molto utile, veramente molto utile. Io devo pescare counter, cioè io devo prendere, fare Teferi, pescare counter, poi fare... Nato De Ferri, scaricato, non lo so, una cosa del genere. Qui si pesca Counterspell, eccolo, niente, Breeding Pool che non ci faccio una sega. L'avevo anche detto che sta lista secondo me contro Tron sta peggio, mo vediamo che dobbiamo fare. Sfera, due pezzi di Tron in gioco, dai con sto Counterspell, dai che lo potevo pescare. Adesso, se no lo devo pescare di dress down. Ok, lui quindi trono chiuso. Tra l'altro ci fa proprio vedere Power Plant, quindi in mano non c'ha Power Plant. Oh, abbiamo pescato un Counterspell, questa è una punizione. Anzi. Vai, e prenderemo la terra per fare le line binding da 1. Ora, ogni turno noi dobbiamo avere un Counterspell. Non so se vi è chiara questa cosa. Ok, cara Liberate, no, non può entrare nel campo di battaglia, mi dispiace. Quindi Counterspell. Poi che c'hai con quel mana? C'è un'altra terra del Tron, che dobbiamo fare? C'hai un Ancient Stirrings con cui va a sostituire questa carta con un Ugin. Che cazzo,
questo momento. Teferi, tu potevi essere a 3 per pescare un altro counter, invece no, 6-2. Che si fa qui? Ti fa un altro Teferi per pescare. Ah, ma io devo prendere il trioma per... pure sbagliato. No, allora pescherò da dress down e perderò. Amen, così è. Ugine è quella a 6, giusto? Capito bene? Sì, forte. Oh oh, 10 mana Ulamog. No. Ah, dress down. Dress down. Tra l'altro mi chiedo, dress down cosa fa con il più uno di questo cesso? Non ho pescato ovviamente, manco per il cazzo, il mio counterspell. Ho pescato anche una carta del tutto inutile. Qui lui fa più uno, che succede? Muore per l'affare? No, qui chiaramente lui uccide Teferi che poteva pescare dopo. Karna Liberated invece ci leva una terra. Bella, tra l'altro, un ricco trioma. Quello viene disintegrato. Prisma di Canin, non ci faccio una sega. Bianco, blu in colore, altro Teferi. Pesco. Ma dai, un altro Teferi. Tra l'altro pure Teferi fa cacare nel matchup. Cioè, nel senso, perché? Perché l'ho pescato tutta. Solo carte di merda ho pescato. Ok, noi quelli li esiliamo. Che fa Karn? Un'altra carne? Vedi con Shadow diretto? Sì, Ulamog. Ok, non so manco che faceva, ragazzi, però. Allora, Domi Sveto, mi sembra forte, senza dubbio. E basta. No, che cazzo... No, non è possibile. Allora, scusate. Questi sono forti, senza dubbio. Allora, io devo levare un sacco di carte. Cioè, alla fine Prismatic Ending lo terremo. Vi rendete conto? È tutto brutto. Che ci faccio con Dress Down? Ok, allora metterò le Endurance. Questo è senza dubbio. E le Subtly. E... cioè, Prismatic Ending ne tengo due. Per... Bonkers Arm, che schifo. Cioè, cerco di menargli il più possibile all'inizio. Due per... mappa, oh my god. Pathergast, Dress Down, Ray of Revelation. Fa tutto schifo. Vada. Forse Calice a uno per levargli tutti i cantrip. Non è che era così schifoso. Bella mano comunque. Anche questa, ottimo. Ma sì. Ah, qui ha Subtly, Jace, le Linebite. Una terra e Subtly, cioè usata come roba aggressiva. Lui pure ha mulligato, però 5 carte. Solo il problema è il suo mulligan è un po' più forte del nostro, mulliga a 4 e ha concesso. Benissimo, benissimo, non aveva capito noi che ci abbiamo in mano. Di sicuro un detro il calice non lo metto, quindi adesso va bene così questa saidata. Ma che me... cioè, nel senso, tra l'altro Subtly ma c'è una merda totale, perché se mi fa Ulamog non è che se faccio Subtly succede qualcosa, assolutamente il trigger va in pila lo stesso. Però Subtly è forte con i Planeswalker, quindi non fa entrare chiaramente terminata. Io questa mano la tengo, cioè non fa schifo. Bianco, blu, nero, verde, così ho già un po' di carte, posso fare counter, perché questo funziona pure sui Planeswalker, ve lo ricordo. Io faccio qui counter a turno 2 con il mio Dovin Sveto e poi boh, cioè nel senso, a parte che counter a turno 2 se fa Vurcoil non è un counter a turno 2, però va bene. Bianco, blu, nero, Raffine più verde, blu che ho in mano, quindi praticamente Caitria Triom non lo devo prendere mai, fa cacare, fine. Ok, un altro counter, quindi allora sarebbe figo che lui facesse adesso Planeswalker, così counter, poi creatura, così counter, poi Subtly sarebbe molto figo. Ah, ok, lui qui non ha un cazzo. Però chiude il trono, che non è proprio non avere un cazzo.
E qui dobbiamo prendere un'altra verde blu, chiaramente, avendo preso Raffine qui col nero. Avremmo potuto prendere quella col rosso, ok, quindi quando devi fare Endurance devi prendere quella col rosso, ma così non ho bianco, al di là del fatto che appunto non avrei potuto fare Dovin Sveta. E io credo che questo Dovin Sveta qua non ha fatto mai schifo a nessuno. No, va bene Ancient Stirrings. Io vado a prendere il mio Trioma, che mi dà la possibilità di fare l'Elend Binding da 1. Poi ho Counter e Subtly. Io spero che adesso esca un Planeswalker, così faccio Subtly e poi faccio Subtly ancora e così via. Oh, che ne sai? Cioè, magari la vinci, Simo. Magari. Oddio, non so, sono 10 mana? Ulamog. Kozilek. Però Kozilek, cioè, possiamo... Lui pesca 4... E noi lo counteriamo. Sai che potremmo fare Subtly? Che mi frega che lui c'ha 1000 carte? Lo rimette in cima. Vabbè. Tanto se c'ha Ulamog moro comunque. Se lo rimette in cima e faccio un altro Subtly, c'ho una race e poi counter, no? Non lo so, mi sono accollato questa giocata sbagliata. Ditemelo sempre nei commenti. Qui si poteva fare counter tranquillo. Vai. Cima. Perché lui potrebbe effettivamente rimanere un po' incastrato, dire ok, faccio Kozilek. Ah no, infatti l'ha messo bottom, vedete? Invece non rimane incastrato, c'ha già una mano forte per competere contro di noi. Io c'ho un counter, facciamo Valesto counter. Ecco, qui in verità volevo pescare 2, però va bene. Facciamo valere questo counter bianco, i colori ce li abbiamo tutti per le line binding. Il counter lo dobbiamo far valere perché adesso ci fa Ulamog, insomma ci leva questo e una terra, però è distrutto. Ugin è ancora Subtly per me. Ugin poi 4 mana open per me, ancora Subtly, sì. Oh, una... si è trasformato in un mazzo tempo improvvisamente. Vai. Tra l'altro se c'hai un cerchino non lo puoi manco mettere top. Top l'hai messo. Quindi non c'hai un cerchino, c'hai Karnad Great Creator, che alla fine della fiera che mi fa? Niente. Può prendere ponte, che io posso risolvere, e lo ammazzo. Cioè dopo che prende, qualunque cosa prende dopo muore. E io ho Archmage Charm, e ha preso ponte come previsto da tutti, dalla convenzione di Ginevra, che questi prendono sempre ponte. Vabbè, l'altro count, quello è fortissimo contro ponte, proprio forte. Quindi io gli lascio giocare il suo ponte assolutamente, perché questo poi lo può, anzi lui vuole fare Ugin da 8 poi ponte. Io lo posso ancora attaccare. Ragazzi, io provo una giocata. Pesco, che vuol dire che poi un attacco lo faccio. Poi lui si deve liberare di un po' di carte. E io poi ci avrò questo Teferi con cui spero di. Allora, questo te lo countero. E vabbè. E poi la tua giocata è ponte. Ponte che, ripeto, non ti salva dall'attacco di questi 2-3-3. E vai a 8. Io faccio più uno Teferi. Tu devi trovare un modo per levarti un... Che cos'è? Ah, è ponte lì. Cazzo. Ah, è ballista. Infatti si leva un po' di carte. Riesco ad attaccarlo, ma solo ad... Ah, e mi uccide Teferi. Questo non era previsto. Devo fare Teferi più uno. Fine. Comunque io ce l'ho la risposta a sto ponte, eh. Mo, insomma. Un control che muore da ponte non ho visto mai. Però posso essere io il primo, eh. Ballista 0. Oh, che giocatore. Che giocatore. E io qui giustamente cosa pesco? Il nulla più totale. Il nulla più totale, eh? Che divertimento il nulla più totale. Lui ha 2 carte però, eh? Blast Zone. Che sti cazzi. Io voglio rimischiare nelle robe nel mio mazzo.
per avere poi una carta, comunque insomma un'altra carta a terra quando risolverò quel ponte. Oh, penso di sì, ragazzi, cioè, però rimischio anche un sacco di terre, troppe terre. No, allora non, no, semplicemente faccio così e non fa target questo. Nessun target. Considerate che sono 4-8-12, cioè se trovo le line binding, no, trovato solitude chiaramente, insomma. E no, mi sono fatto dei danni così un po' a caso, totalmente a caso. Lui qui gonfia Blast Zone e quindi già cominciamo a sentire un po' la partita che ci sfugge dalle mani. E non devo fare quella giocata più uno, non devo pescare, ripeto, ho detto, oh, ma io quante risposte a punte ho, proprio tante. E invece lui si leva un boseggio e fa ulci, cazzo, di tutti quelli che poteva fare il più forte. Via, noi dobbiamo crederci chiaramente, quindi facciamo una solitude che se peschiamo qualcosa che risponde a quel ponte gli leviamo Uggi nel ponte, tutto in una sola giocata. Questa l'ha messa a 4 segnalini. Ah no, 4 segnalini, però no, solitude costa 5. Boh. No, non targetto se stessa, se non sbaglio si può fare, se stessa, vediamo un po'. Other, no, se stessa no. Counterspell adesso, cazzo! Un po' rosicata. Non devo rosicare nei video, giusto? Non è bello, però un po' rosicata. Lui ha due carte a disposizione, cioè io devo pescare, c'ho tipo tre Teferi, Wertier, doppio, di tutto, c'ho veramente di tutto. Non so come dire, adesso questa sfugge dal mio controllo chiaramente, nel senso che diventa troppo forte. Ora il primo nel line binding va qua chiaramente, io devo fare tipo un'altra solitude, penso. Carne Great Creator, fortunatamente ci abbiamo counter, qualcosa abbiamo pescato, zio, qualcosa di utile, non lo so. Fare un'altra solitude qui significa proprio pesca, che palle. Ho detto pescare un'altra solitude, l'ho detto, no, in verità volevo dire tirare un'altra solitude, invece l'ho pescata, cioè ormai sono maledetto, mi come si dice, mi faccio del male da solo. Ok, tre danni a me, Uggin, cioè che culo, proprio Uggin, un'altra torre, noi dobbiamo, ripeto, sperare che succeda qualcosa, quindi un'altra solitude qua la facciamo. Però insomma, quell'errore di Teferi rimarrà nella storia, nel senso che comunque io, se lì non faccio Teferi, non avevo calcolato veramente doppia butto una balli, cioè proprio no, però è una situazione. Oh, allora faccio Kaira, quello diventa 4 e rimbalzo ponte. Per forza devo rimbalzare ponte qua, che non ho counter per questo. Rimbalzo ponte, questi quattro, cioè riesce a non beccare niente con quattro segnalini, o sbaglio? Tacco Uggin, che quindi lui, se io trovo un'altra risposta a ponte, ho ammazzato quell'Uggin, giù. Perché 3? No, cazzo. 3 no. Ma quanto stava? Chialio. Ora è a 5, andrebbe a 2, non lo ammazzo mai. Vabbè, da. Solitude. Quindi io adesso andrò a fare solitude sulla mia Kaira quando lui gli spara.
Ok. Ok, boh, almeno guadagno delle vite, tanto io devo continuare a fare ste solitude. Purtroppo non è che impedisco però al suo Ugin di crescere. Poi lui qui può fare una minaccia qualunque, forte, non forte. Io pescherò counter tipo, già lo so. Perché ormai se pesco Teferi chi se ne frega, cioè nel senso che io rimbalzi una volta questo, ormai Ugin mi ammazza, e chiaramente stavo dicendo proprio questa cosa. Vai. Quindi Ponte finalmente ci lascia dopo aver pescato non mi ricordo quante carte vuote, però un'altra volta, ripeto. Poi lo ripeto, cioè lo sapete, ho sbagliato, cioè quel Teferi andava fatto più uno, così poi Ponte l'avrei bouncerato dopo. So quanto cambiava 6. Ho un Oblivion Stone per evitare che io gli faccia 3 danni con l'ennesima solitude. Ma lui che gli frega in fondo? Però se riesco a triggerare adesso Oblivion Stone, cioè nel senso a fargliela usare, sarebbe veramente fantastico. Se anziché 4 solitude pescavo 4 Archmage Charm, questa partita era strafinita proprio, cioè gli avrei counterato tutto quello che doveva fare di interessante, avrei pure pescato 2 proprio. Ecco il primo Archmage Charm. Vabbè, io intanto attacco. Qui tra l'altro, se pesco tipo le line binding, non ci faccio manco un cazzo. Ending devo pescare. Eccolo, le line binding. Ero sicuro, non ci avrei fatto un cazzo. Cioè faccio le line binding nel suo upkeep qua. Lui spacca tutto, lo riusa e gli rientra a 7, tra l'altro. Lo faccio su Oblivion Stone adesso e mi tengo un open. Così. Un po' a caso. Cioè mi tengo un open, mi tengo una carta. Che partita che ho perso. Peccato, però, cioè, l'avevo detto, questo mazzo contro Tron non mi sembra preparato. Volevo pescare un altro. Pescare un altro Archmage Charm, pesco due counter e le line binding, sarebbe tipo che forse mi rimette mezzo in partita, ma vi ricordo che lui ha Blastzone, quindi c'è cioè una certa quando vuole levare quel line binding lo leva. 17, 19 mana, una bella ballista 10-10 ci fa adesso, con tutte le solitude finite ovviamente, cioè che te lo dico a fare. Poi si sono incastrate male queste carte, eh? Un pochetto si sono incastrate male, un pochetto. Ecco fatto, doppia terra con. va bene, mentre cerco la prossima partita vi ricordo che io ho un codice sconto per Mana Traders. Mana Traders è un sito di cui sono partner, che vi permette di affittare le carte online e quindi il telefono di casa. Io non c'è. Sono solo televendite, perché non lo stacco? Non lo so. Allora, invece voi non staccate il vostro abbonamento a Mana Traders, perché il codice Akira Ona, che è un po' Aghirone, però insomma, quasi Ona, voi avrete il 10% di sconto sui primi 2 mesi di abbonamento. Quindi, per esempio, se fate l'abbonamento a $50 e vi dà accesso a. Poi, tra l'altro, Mana Traders ha un programma fighissimo di, come si dice, se. Ma, continuate a essere loro clienti, vi danno sempre più cose, sempre più. Insomma, vantaggi. Quindi risparmiate, se fate 50 di abbonamento nei primi 2 mesi, risparmate ben $10, giusto? Sì, 50, sì, 10%, appunto, lo pagate 90 in 2 mesi anziché pagarlo 100. Dopo aver fatto sfoggio di queste mie caratteristiche incredibili, ricordiamo che io sono ingegnere elettronico, laureato vecchio ordinamento e ho dei problemi con le percentuali, a quanto pare non è vero. Lo faccio per fare il buffone. E sono andato ad accettare la nuova partita. Questa volta il dado non l'ho vinto, ma la mano è da mullicare comunque. Quindi guarda, anche lui però mullica, quindi siamo contenti. Questa la teniamo, leveremo un Teferino. E speriamo che effettivamente il buon Khaleesi of the Void faccia qualcosa di utile. Qui possiamo prendere verde, blu, rosso. Attenzione, chi ha fini di lui? No, potrebbe essere il capitano, signore e signori. Già, potrebbe essere Wyrza, quello con le. Come si chiamano? Con le mistiche. Io, onestamente, di fare Khaleesi of the Void a 0 qua non me la sento. Lo farò a 1. È lui, eh? Credo sia lui. Come fa?
Mutner Prototype. Vabbè, io comunque sto calice te lo regalo, sì. Allora, quale mi conviene prendere? Blu, verde, rosso, verde, blu. No, perché sempre bianco mi conviene raddoppiare, no? Però qui c'ho il nero, il verde main deck mi serve, allora mi serve prendere assolutamente questa carta. Facciamo così, facciamo così. Ecco fatto, vai. Ma lo faccio non perché sia utile, perché non credo in questo matchup sia tanto forte, ma banalmente perché, cioè, non, io non c'ho veramente niente a uno, non farò mai niente, non mi darà mai fastidio, ok? Quindi, sti cazzi. Ok, cosa fai qui? Qui è buono che tu faccia la pedina, mamma mia, mi regali proprio un'emozione. Invece vedi, non la fai, la fai instant, perché lui voleva fare un'altra spell, probabilmente, tra l'altro dimenticandosi che sarebbe stata counterata. Io ho questo fantastico Teferi con cui devo fare questa giocata, gli faccio fare la pedina che poi ucciderà Teferi, banalmente perché così resetto la saga, pesco una carta e poi con Jace the Mindsculptor posso rimbalzare quel cesso lì che lui ha appena fatto, ok? Teferi appunto morirà, lui fa terra, io rimbalzo, lui fa saga 2, io faccio Teferi Hero of Dominaria. A parte che ho anche questa io, eh. 4 mana Urza invece non attacca, 4 mana Urza, bello, bello, giocare contro il capitano è sempre meraviglioso. Ok, ok, è il capitano con Affinity, però non è il mazzo che pensavo io con Mistica, assolutamente. Quindi questo non serve proprio a un cazzo, raga, ma ve lo dico, cioè proprio a niente di niente, niente di niente. Qui serve un dress down tipo prima di subito, e io comunque direi che questa giocata la faccio perché non mi sembro il favorito, appunto. Levo uno di questi e vai, go. Non so bene cosa inventarmi, ripeto, press down prima di subito, anche che questo mazzo non gioca Vratta, quindi se lui fa solo, cioè non gioca Urza, non gioca l'abilità, non gioca niente, fa solo ed esclusivamente costrutti di questa, io muoio, normalmente io muoio. No, invece usa l'abilità. 6 mana, 7 mana, che cazzo ti... Afvial, non ho il problema su di loro, non esatto. Interessante. Lui c'ha un mana. Ah, questo pure è l'Eterno. Ok. Peccato che il calice a zero. E lui ricostruisce con una ranella. Io invece ricostruisco sto cazzo. E... io non so se comunque io comunque non sono sincero. Allora, questo me lo metto a zero. Tanto è una carta meno che scarto. Che ho pescato? Una terra. Terra tappata. E scarterò un po' di terra. Questa terra, questa terra, questa terra. Vai. Vabbè, io non rispondo comunque a questi costrutti, probabilmente, cioè non faccio in tempo a rispondere a questi costrutti. Lui mi mena, cioè adesso fa un costrutto, poi fa un altro costrutto e non faccio in tempo, effettivamente non faccio in tempo. Oddio, questa è una carta decente, c'è un Teferi che comunque rimbalza un po' di costrutti, anche se lui qui può prendere ago spinale facile facile. Quanti me ne fa? Adesso lui perde la terra. No, allora non fa costrutto perché vuole fare Urza. Deve avere un'altra terra per fare Urza. No, basta da muro. Ok. Bello. A parte la terra ce l'ha, quindi non mi serve. Arriva Urza. Una ranella. Cazzo, la mancanza di Vratta in questo mazzo quanto si fa a sentire, eh? Ci giocheremo G2 e G3, perché questo G1 non mi sembra il favorito, ragazzi. I'm not the favorite, I'm dead, actually, dopo sto turno, poi. Ok,
Allora, WRTR, certo, giochiamola questa marcia, giochiamo anche questo, scusate, questo Ray of Revelation per le Urza Saga, Subtly così così, Edergast così così, Dovinsvedo così così, Subtly appunto così così, noi vogliamo rimuovere le sue cose, non certo non farlo succedere, Calice e Carino on the play a zero però, Dress Down, carta del matchup, direi, no? Vediamo come ci comportiamo con questa shell un pochino più snella probabilmente con risposta alle sue robe. Beh, avere doppio counter e Prismatic Ending mi sembra una mano un upgrade nettamente migliore rispetto a quello che abbiamo visto. Blu, verde, rosso, bianco, blu, verde, rosso, bianco. Ok, blu, verde, rosso, bianco. Sto pensando alle line binding. Fecciare con sto mazzo è casino. Ok, tamburo, bene, tamburo morto. Verde, blu, rosso, bianco. Verde, blu, rosso. Ah, che peccato. Ah, che peccato. Ah, che peccato. Sto calice a zero quanto serviva, eh. Tamburo morto. Quello te l'ho detto, te l'ho promesso. Non... E sì, con questo, perché... Tamburo morto. Oddio, non lo so. Qui forse, cioè, dovevo dar valore a quei due counter, vero? Sbagliato, vero? Cioè, se sto open, faccio counter. Certo, però faccio tamburo, gli levo un mana. Non lo so. Cioè, certo, se non fa terra, chiaramente ho fatto bene. Sì, certo, allora la mia giocata è giustissima, è chiaro. Verde rosso, quindi spacco una cosa, ma io voglio pescare due carte in questo spot. Bianco, blu, verde, posso. Quindi intanto aspetto di vedere che cosa fa lui, perché se fa delle cose va bene. Oggi gli oppo sono molto decisi sul concedere, cioè non... vabbè, ho fatto concedo sti cazzi. E calice on the draw è proprio brutto, quindi non lo gioco, però on the play, ripeto, sarebbe stato carino quella situazione. Vabbè, abbiamo vinto comunque velocemente, avremmo vinto ancora più velocemente. Oh my god, non posso giocare questa mano, ragazzi, è troppo lenta, troppo lenta. Questa già è meglio. Più le line binding o solid tutto qua? Questo matchup. Io preferisco più le line binding. Si fa due però. Non lo so. Terra tappata, creatura 0, creatura 0, creatura 0, te prego, no. Creatura 0. Terra tappata, creatura 0, tapposso. Tra l'altro questa terra tappata super rischiosa, perché arriva Teferi che te la rimbalza, sono un disastro. Proprio arriva Dress Down, che è una carta ottima, abbiamo capito, per questo matchup. Quindi adesso dobbiamo pescare le terre, giocare bene, ok? Un Snare Prototype che spero di levarti il prima possibile, sinceramente. Come tamburo. Oddio, finché ha una creatura. Toadcast, buono, un buon turno di Magic per essere un turno 2. Bravo Oppo, che ci devo dire. Verde, blu, rosso, un bianco, blu, faremo le line binding a 2, questo sì. Terra, fetch. No, un altro line binding. Quindi faremo 3 turni le line binding o counter su Urza se fa Urza. Di certo non faccio le line binding preventivo, questo mi sembra una stronzata, diciamoci la verità. Che appunto se fa Urza voglio fare counter spell. Anche su Totmone. Oddio, forse io qui potrei fare Dress Down. Sì, io qui voglio fare Dress Down perché pesco e mi serve la terra e lui non pesca due, c'ha un sciasso di carta, vai. Molto bene. Voglio fare Dress Down, ripeto, solo ed esclusivamente perché volevo pescare la mia terra. E ok. Continuare a mantenere sodo il mio punto di vista, quindi counterare le cose che mi fanno proprio troppo male, perché tra poco potrò fare le line binding a 1, eh? Quindi se supero stanotte qua sto turno che lui non fa cose troppo grosse, io magari pesco 2 addirittura.
2, oddio non lo so se pesco 2 perché voglio fare le landbinding a 1 e prendendo qui fetch peschi 2, che palle. Ragazzi, io faccio pescare, cioè non è, non so, 8cast non è questa la carta con cui mi ammazza, che devo fare? Non ammazzerà con gli artefatti a 0. Eh no, questo basta. Questo basta. Ah, altra roba. Cioè, oh Dio santo, però sì, ce l'hai tutte. Cioè, ne hai fatte 3 in un turno. Che cazzo devo dire? Raffine Tower. Appunto, no, adesso noi possiamo fare sti, le line of the void, le line binding un po' più sereni, però ce ne ho 4 per essere sicuro. Devo fare le landing qua, qua non lo so, tra l'altro non pesco terra, Dio santo, e non pesco terra che vuol dire? Vuol dire banalmente io qui questo counter su Urza non lo posso fare, ed è Urza a me che mi ammazza, credo, cioè perché lui adesso procede all'attacco e mi manda a quel paese, che devo fare? Vabbè, line binding numero 1, che poi è rischiosissimo se lui c'ha spacca incantesimo, e no, io non finto niente, non finto counter, ho altri 2 line binding, userò quelli, adesso devo pescare un altro dress down per sto cesso, cioè si è complicata tantissimo la situazione, non ho pescato le terre, no. Brutto trip, peccato, cioè non era una partita persa, so come dire, era una partita ok questa, se pescavo le terre in fila in un poker di line binding era meglio. Senza neanche perdere vite lui, eh? Bravo. Bianco blu pure dei ferri, quindi mi può, si può riprendere un tot monitor, sì, pescare 2. Not bad proprio, not bad at all. Io una terra proprio non ce n'è, vero? Teferi ho pescato. Teferi, bianco, blu è in colore, gli levo questo. Ormai la partita è chiaramente finita. Troppo indietro. Troppo indietro. E chiaramente è uno dei modi con cui questo mazzo può morire, quello di non pescare le terre nei turni cruciali. Qui effettivamente, insomma, avessi pescato le terre, secondo me sarebbe stata veramente un'altra partita. Guarda che mano che c'ho, cioè non potevo counterare, fare le line binding se avessi pescato le terre giuste. Non mi sento di dire appunto che il matchup è così brutto, però di certo Varatta incounterabile ci avrebbe aiutato molto, eh. Qui tra l'altro non possiamo fare neanche le line binding instant sulla pedina che lui sta per fare. Peschiamo un'altra carta inutile perché giustamente non ce n'è, dobbiamo pescare solo carte inutili. Questo quindi lo devo fare per forza qui. Vabbè, ma dai, concediamo, non usciamo. Adesso lui fa pedina, fa un'altra pedina. Quante carte ci volevano per ste terre? Eccole, subito dopo che la concessione, 4, 5 terre di seguito dopo. Va bene, tutto a posto, grazie per aver guardato qui, avete il deck tech di ieri, ciao.